la manifestazione organizzata dai sindacati a Bologna per protestare contro il DL Lavoro ha avuto tra i suoi ospiti Elly Schlein. La segretaria del PD ha sfilato insieme ai 30.000 cittadini presenti e insieme alle rappresentanze. Ma non sono mancati momenti di tensione. Via la politica dalla piazza, ha urlato qualcuno dalla folla, come racconta Il Secolo d'Italia. Qualcun altro, invece, avrebbe strillato: "Vattene!". La manifestazione di oggi ha scatenato anche un duro scontro tra il capogruppo di FDI alla Camera Tommaso Foti e il segretario della CGIL Maurizio Landini. Quest'ultimo infatti ha dichiarato: "Noi siamo la maggioranza del paese e non ci fermeremo fino a quando non avremo ottenuto un risultato". Parole a cui Foti si è affrettato a rispondere. Il segretario della CGIL Landini afferma che il governo non avrebbe consenso a differenza del sindacato. "Voglio dire a Landini che l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha il consenso di tutti quei lavoratori che il sindacato non ha più. Foti, poi, ha fatto notare a Landini che il governo è al lavoro proprio sui temi cruciali che la piazza invoca. Fratelli d'Italia e l'esecutivo stanno mettendo in campo tutta una serie di misure per dare più soldi in busta paga ai lavoratori e per ridurre il precariato. Dov'era il sindacato in questi decenni? Abbiamo ridotto il cuneo fiscale fino al 7% e intendiamo proseguire su questa strada. In democrazia è legittimo manifestare e protestare. Ma temo che la CGIL con questo paventato sciopero voglia coprire i decenni di assenze e mancanze verso i lavoratori.